Buongiorno a tutti e bentornati con un nuovo video dopo un sacco di tempo. Oggi vi voglio registrare il video delle scorte beauty che mi è stato chiesto più volte su Instagram. Ho un bruffazzo qua gigante. E oggi farò il video delle scorte beauty per quanto riguarda il viso. Per quanto riguarda il corpo, i capelli e scrub, farò dei video a parte perché sennò viene lunghissimo. Partiamo dai prodotti in uso. Allora, come stuccanti, ce li ho tutti qua dietro. Ok, ci siamo. Allora, come prodotti struccanti, ho in uso l'acqua micellare di rose di Alchemilla, che adoro. Però, siccome mi sto struccando poco, cioè in uso tipo da un anno, sono a metà. È un 500 ml, però è fantastica, strucca benissimo. Invece per gli occhi sto usando lo struccante bifasico Occhi e Labbra di Giardino Cosmetico, anche questo è ottimo, sono 125 ml. Questo è già la terza confezione che ricompro. Poi, come detergenti, ho in uso il gel detergente delicato di Bioficina Toscana della linea Bimby, che è fantastica, un profumo bellissimo, lo adoro. E il latte detergente da usare alla sera per pelli secche, disidratate. Questo lo uso più che altro quando non mi trucco, oppure quando mi trucco al posto del detergente. Questo è quello della linea BB Verde Coop, è buonissimo anche questo, mi lascia la pelle morbidissima. Poi, come crema viso, sto usando quella di Natura Equa, la protettiva, anche questa è buonissima, sono già più di metà, è fantastica, è morbidissima, ha anche una leggera protezione solare ed è in vetro. Poi come siero sto usando quello di Omia all'Argan, questo sono 30 ml, non mi piace più di tanto, però ormai ce l'ho, lo sto usando e lo finiamo, non vedo l'ora che finisca. Poi ho in uso lo scrub di Nonic, questo della linea. Questo è quello con maracuja, mi è stato regalato da Rossana, la mia amica. Come idrolato sto usando questo di rosa della Saponaria, che è fantastico, ha un profumo bellissimo, e gli ho appena comprato lo spruzzino in fiera, e così è comodissimo. E da poco sto usando anche il volumizzante per le ciglia, un butter di ciglia di Allegro Natura, sono 10 ml, vediamo come mi troverò. Poi, altri prodotti che ho in scorta, partiamo dalle creme viso. Creme viso, ne ho solo due. Le creme viso ne ho due. Ho la crema viso purificante e riequilibrante di Allegro Natura, comprata in fiera. Sono sempre 50 ml. E la mini size di crema viso all'avena di Bottega Verde. Questa è proprio una mini size, cioè sono 10 ml, con il 97% di ingredienti di origine naturale, solo per quella l'ho tenuta. Poi, come sieri ne ho due, più il gel d'aloe, ho due sieri, questo di End, per tutti i tipi di pelle all'aloe, e quello della Saponaria Anti Pollution, che non vedo l'ora di provare. Questo di End penso di utilizzarlo in estate. Poi acque micellari, no. Ah, poi ho il gel d'aloe vera di Speckasol, sono 100 ml, questo non so ancora come utilizzare. Poi di acqua micellare ho Giardino d'Essence Eco Bio all'Argan e
e la Alicia, sempre 3 in 1 acqua micellare. Questa era in omaggio con un giornale lo scorso anno e questa l'avevo presa al mare perché avevo finito l'acqua micellare. Poi, come detergenti. Come detergenti ho il detergente 18 in 1 Baby Mild di Dr. Bronner's, questo sono 60 ml, e il detergente dedicato al bambù di fantastico, l'ho già usato un sacco di volte, è già la terza confezione se non sbaglio che compro e lo adoro, ottimo. Poi ho le salviettine detergenti di Officine Nature che mi sono state omaggiate a fare la cosa giusta in fiera. Non vedo l'ora di provarle. Penso che le utilizzerò più per le mani che per il viso. Poi idrolato di Amamelis, sempre della saponaria. Anche questo è ottimo perché l'ho già provato. La maschera è però no, vedere in un altro video, e anche l'acqua di Arepole, scusate la voce, di l'acqua termale di Frase Dumont, è fantastica anche questa, soprattutto in estate. Poi passiamo al burro cacao e balsami labbra, ne ho un'infinità. Allora, ne ho uno di Anthos, il D'Oréal Balm. Questo è uno, ma ne ho un altro in uso identico, che è qua, che tra l'altro è quasi finito e mi piace tantissimo. E ne ho un'altra scorta. Poi di Alchemilla ho il mandorlatte, il cioccolato bianco, quello al cocco e quello in vaniglia che ho nella borsa del lavoro. E anche quello è quasi terminato e sono fantastici anche questi. Poi in fiera mi sono stati omaggiati da Officina Nature il burro labbra alla mela cotogna e quello al Mu Toffee. E in più mi hanno omaggiato il nuovo lip balm con protezione solare 15. Poi passiamo ai prodotti per l'igiene orale. Allora, due colluttori più uno in uso, che ne manca tanto così, di Officina Nature alla menta bianca. Sono buonissimi questi, a breve vi farò la recensione. Poi il dentifricio anticarie di Vivi Verde Coop, che non vedo l'ora di provare. Con estratto di salvia e arnica. Questo. In più mi sono stati omaggiati sempre da Officina Nature il dentifricio all'anice e quello al limone. E basta. Questi sono tutti i miei prodotti viso. Se volete la recensione di qualcuno di questi, in particolare a breve, fatemi sapere che ve la farò. Che lo metterò in uso per poi farvi la recensione sia qui che su Instagram. Vi lascio qui sotto nell'info box il link alla mia pagina Instagram e io vi saluto e vi rimando alla prossima.